Salve, benvenuti a questa video lezione sui problemi di somma, differenza e quantità, problemi soprannominati sassolino nella scarpa. Il problema dice: la somma dei due segmenti misura 16 cm, la loro differenza misura 4 cm. Calcolo la lunghezza dei due segmenti. Allora, per aiutarmi, mi disegno i due segmenti A e B e il segmento C, D. Il problema mi dice che A più il segmento AB più il segmento CD misura 16 centimetri e mi dice che la loro differenza, vale a dire il segmento AB sottratto al segmento CD, è 4 centimetri. Come andarne fuori? Allora, io osservo questo, che questa parte qui di segmento corrisponde a 4 centimetri. E andando a disegnare la somma dei due segmenti AB e CD, vedo che se tolgo i 4 cm da questa somma, ottengo che 16 meno 4, 12, corrisponde esattamente a due segmenti uguali, di cui uno è quello che mi serve, cioè CD. Allora, senza indugio e preoccupazione, divido il 12 e mi trovo esattamente il segmento CD. Adesso io, per andare a scoprire quanto è il segmento AB, semplicemente potrei dire, visto che AB più CD è uguale a 16 centimetri, ma visto che adesso ho scoperto che 12 diviso 2, che è CD, è uguale a 6 centimetri, cioè questo è 6 centimetri. Quindi AB più 6 fa 16. Viene logico capire e pensare che AB non è altro che il 16 meno il CD, e quindi il 16 meno 6, e quindi 10 centimetri. Ed ecco risolto il problema. Ripetiamo un po' le varie fasi. Abbiamo rappresentato il segmento AB e il segmento CD. Il problema ci dice che la somma dei due segmenti è 16 centimetri e la loro differenza è 4. Rappresento la somma dei due segmenti AB e CD mettendo in corrispondenza il punto B col punto C. Tolgo la differenza 4 e ottengo due segmenti esattamente uguali, di cui uno però è quello che vado cercando, che è il CD. Allora, pongo matematicamente la cosa, 16 meno 4, che è questa parte qua, 12, 12 diviso 2 è uguale a CD, che è 6. AB più CD è 16, me lo diceva il dato del problema, so che CD è 6, tolgo a questo punto dalla somma il 6 che è il segmento CD, totale 10. Quindi posso dire senza preoccupazione che AB e CD li ho trovati.
Allora, B è 10 e CD è 6 cm. Fine della spiegazione. Spero che sia stato chiaro. Ripassate con calma tutti i passaggi. Buon lavoro.